è un amichevole, però dopo il Barcellona il Chelsea. Sì, diciamo che la domanda ha già avuto la risposta. È un calcio d'agosto, è una partita comunque importante perché il mister continua a provare la sua filosofia di gioco. Mi sembra di aver visto comunque una squadra molto applicata. Mi sembra che poi la squadra stia già assimilando il calcio di Sousa, che è abbastanza diverso da quello di Montella, più fisico, e stasera abbiamo visto in una partita anche abbastanza maschia. Sì, diciamo che nei confronti di queste squadre, a confronto di queste squadre è sempre una partita vera, al di là che sia amichevole, però diciamo la filosofia di gioco dell'allenatore era evidente fin dalla prima partita fatta in America contro il Paris Saint-Germain e continua ad essere quella, quindi sicuramente una squadra più aggressiva sui portatori di palla, una squadra molto più fisica e comunque il risultato conta perché è un risultato importante che crea morale, soprattutto per chi deve applicare quotidianamente delle metodiche di gioco diverse da quelle dell'allenatore precedente. Firenze la conosce, lo spirito fiorentino è quello, in tanti scherzano dicendo che adesso, dopo queste due vittorie, magari sul mercato la Fiorentina si ferma. No, diciamo innanzitutto che lo spirito fiorentino è quello che continua a darci una carica veramente molto importante. La Fiorentina, intesa come società, ha delle idee molto chiare. Stiamo comunque continuando a muoverci sul mercato perché l'obiettivo è quello di continuare a crescere con gli attori principali che sono i giocatori. In questi giorni a Londra c'era anche Borini, è un obiettivo di mercato della Fiorentina. Le chiedo se vi siete mossi anche su questo e poi sulla vicenda Salah, se ci sono degli aggiornamenti da raccontare ai tifosi, perché la vivono anche in maniera abbastanza pesante. Relativamente a Salah, ve l'avevo detto a New York, noi abbiamo deciso come dirigenti della Fiorentina di parlare praticamente pochissimo, quasi nulla, perché ci sono i legali che si stanno parlando. È una posizione che continua ad andare avanti, ad evolversi, ma sono i legali che stanno facendo il lavoro sia per noi che per il Chelsea. Per quanto riguarda Borini, sì, obiettivamente è uno dei tanti nomi che girano all'interno delle possibili diciamo, acquisizioni per migliorare questa squadra, però poi diciamo, le parti in causa sono normalmente due e Borini, vi garantisco, non è l'unica pedina che abbiamo sullo scacchiere. Gli abbonamenti sono in crescita, dopo il Barcellona c'è stata un'impennata, magari anche dopo stasera arriva un ulteriore stimolo. La Fiorentina che aspettative ha sulla quota abbonamenti, che poi è la cartina tornasole, no, del rapporto con la gente e con la città? Ma diciamo che per quanto riguarda la tifoseria, quello che si aspetta la Fiorentina è naturalmente vederli costantemente al nostro fianco, perché senza il loro aiuto, senza il loro stimolo, senza diciamo pure le loro critiche, che sono normalmente critiche costruttive, noi ci sentiremo veramente soli. Cosa ci aspettiamo? Innanzitutto ci aspettiamo di fare una squadra competitiva all'altezza delle nostre aspettative, ma soprattutto delle aspettative della nostra tifoseria che fino ad oggi dobbiamo dire ha sempre risposto in maniera costante e massiccia. Ci aspettiamo semplicemente di continuare a vedere insieme i buoni risultati degli anni scorsi e tutti insieme poter continuare questo percorso. L'ultima cosa da parte mia, anche con questa apertura maggiore che abbiamo respirato fin dal ritiro Moena, che lo stesso Sousa sposa e che farebbe sì che la squadra potesse essere più raggiungibile, più vicina ai tifosi, perché forse questo è un problema degli ultimi anni. Sì, questo lo riconosco, però lei deve capire che quando si assumono certe decisioni non si è mai da sole ad assumere, per cui molto probabilmente c'erano state delle situazioni, dei fattori, ma anche delle figure che negli anni passati ci avevano chiesto una maggiore riservatezza, chiamiamola così tra virgolette. Quest'anno il clima è cambiato per volere della società e la società ha trovato nel nuovo allenatore un attore veramente aperto alle nostre idee. La squadra continuerà, cioè inizierà ad essere più partecipe sul territorio perché è giusto che il fiorentino tocchi il suo idolo, che non è certo il dirigente, ma sicuramente è il calciatore, e per cui ci sarà, nei limiti del possibile, questa maggiore apertura. Ultima da parte mia, lei ha fatto riferimento a una figura del passato, è proprio Di Montella, le volevo chiedere un nome papabile per la panchina della Sampdoria qualora dovesse essere esonerato Zenga. Da parte vostra ci potrebbe essere la possibilità di liberarlo oppure la Fiorentina continua con la linea della clausola, chi vuole Montella deve pagare quei soldi? Ma guardi, noi abbiamo già tanti, tanti problemi nel nostro interno che dobbiamo gestire quotidianamente. Non mi faccia rispondere e gestire anche i problemi altrui. Però per oggi,
ad oggi Montella è un allenatore che è a libro paga dalla Fiorentina, nel senso che è un allenatore esonerato che comunque è diciamo alle dipendenze della Fiorentina, e per cui questo è, non ci sono sicuramente novità.